10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Buon pomeriggio e bentornati alla School of Digital realizzata da GoDaddy e che noi come Sercion Media Group siamo felicissimi di supportare in questa realizzazione. Insieme a me, qui come sempre, Michela Lombardo dal Social Corner. Ciao, buonasera a tutti e benvenuti. Approfitto Cosmano per ricordare a chi ci segue di casa che anche oggi potete rivolgere le domande ai nostri relatori scrivendo sotto i commenti della diretta e noi leggeremo live. Bene, dopo la pausa estiva, speriamo vi siate rilassati in riva al mare, siamo tornati qui per questo sesto appuntamento. Oggi parleremo di email marketing, ma ci sono stati una serie, insomma, gli appuntamenti passati, 5 appuntamenti passati su più temi, sempre del digitale, di questa School of Digital, che potete rivedere sull'account Facebook di GoDaddy. Chiederei a Michela se ci ripete un po' quelli che sono stati gli appuntamenti precedenti. Sì, allora sempre appunto sulla pagina di GoDaddy potete trovare gli appuntamenti relativi a Facebook e Instagram Local, e-commerce, content marketing, digital strategies e una lezione sulle novità e trend per le imprese digitali. Bene, grazie Michela. Quindi questo percorso che è partito a marzo sono 10 appuntamenti in totale. C'è quello di oggi, il prossimo lo scopriremo a fine appuntamento. Come sempre abbiamo una serie di ospiti, tra pochissimo ci sarà la lezione formativa, dopo un influencer e anche un caso di studio. Ma a questo punto io chiamerei il relatore in collegamento, Alessandro Morloi Grazioli. Ciao Ale! Ciao, ciao Cosmano! Come stai? Bene, bene. Da dove sei collegato? Sono collegato dalla mia postazione di lavoro negli ultimi 2 anni, che è casa mia, ovviamente come per tanti altri, insomma, smart working. Bene, ci parlerai di email marketing, quindi io lascio a te il palco virtuale per questa lezione e come anticipava prima Michela, ricordo a tutti che potete fare le domande sulla pagina Facebook di GoDaddy e alla fine dell'intervento le andremo a fare ad Alessandro così da poter chiarire tutti i vostri dubbi e poter approfondire. Buona lezione. Perfetto. E a te il palco. Grazie mille Cosmano. Dunque, buongiorno a tutti e bentrovati in questa lezione che vuole essere un po' una lezione di approccio all'email marketing ma che tratterà anche dei temi abbastanza rilevanti e pesanti da certi punti di vista. Il titolo già dice molto, la comunicazione online senza intermediari, ma andremo poi a specificare meglio cosa questo voglia dire. Allora, innanzitutto, chi è venuto, è passato al Web Marketing Festival qualche volta, sa chi sono. Sono un esperto di email marketing, ho purtroppo una certa età, per cui è 25 anni che mi occupo non solo di email marketing, ma di web a tutto tondo. Qui ci sono alcuni miei riferimenti, ho un passato di lavoro all'interno di un SP, un email service provider, per cui proprio sul pezzo anche molto tecnico, e ora faccio il consulente web ed email marketing presso appunto Guermandi, che è un'agenzia. Trovate i miei riferimenti qui, anche una Substack mia, una mia newsletter, se volete potete iscrivervi. Ma di cosa parleremo? Veniamo alle cose solide che è meglio. Allora, partiremo dall'inizio senza dilungarci. Email marketing, strumento antico ma efficace, antico sempre tra virgolette, parliamo di web ovviamente. A cosa serve l'email marketing? Il nucleo dell'email marketing, il punto di partenza, che sono appunto i contatti, origine, database building, l'igiene della lista e quant'altro, la pianificazione strategica e tattica in ambito email marketing, parleremo di spam e quindi anche di come e di quale sia l'allarma per non finire nello spam, per cui la rilevanza,
Parleremo delle statistiche del marketing, di come si leggono, di come vengono costruite e di come stanno cambiando nel corso degli anni, soprattutto nell'ultimo anno. E poi un piccolo accenno al GDPR e marketing, che ovviamente è un tema che per molti è ostico e per molti dà un po' di ansia, però vedremo che non c'è poi davvero tutta questa ansia. Allora, email marketing, strumento antico ed efficace. Diciamo che l'email è uno degli strumenti più antichi di internet, nasce nel 71, e, però il primo utilizzo commerciale, effettivamente commerciale, è nel 78. Vedete l'email riprodotta qui nella slide, era un'email da parte di un rivenditore di sistemi DEC, di computer, e chiaramente all'epoca c'erano università e enti di questo genere collegati appunto a quella che era l'embrione di internet, ARPANET e le reti collegate, ed era un'email di spam in poche parole, senza permesso. Questo qui si è preso, ha scritto 200 persone la sua email di presentazione, la sua spam. Però arriviamo al 2021. Molte volte è stato detto da tante persone nel corso degli anni, 2 o 3 anni, è stato detto l'email è morta, ci sono i social, c'è la chat, c'è qualcos'altro. Poi ultimamente sembra che non si dica più che l'email è morta, tutt'altro, anche perché è uno degli ultimi trend, peraltro in realtà parla di un ritorno al sistema, al newslettering, e ne ho parlato anche al Web Marketing Festival. Ma diamo qualche numero proprio brevissimo per non perderci. Allora, il mercato globale dell'email marketing è valutato circa 7,5 miliardi di dollari e si prevede, e questo è la previsione, vabbè, hanno sempre il tempo che trovano, una crescita fino a 17,5 miliardi entro il 2027. Vengono inviati più di 360 miliardi di email ogni giorno. Gli account email attivi hanno superato, io vuol dire utilizzati negli ultimi 30 giorni, hanno superato i 5,6 miliardi. Poi ci sono alcune cose che invece sono più importanti. Allora, mediamente l'open rate, cioè quanto viene aperta, quante mail vengono aperte per un invio nell'email marketing, è attorno al 20%. Il click-through è attorno all'11%, anche su questo sono statistiche molto globali, E il bounce rate è il 9,5%. Il bounce rate sono le mail che tornano indietro. Sono comunque numeri importanti, vuol dire che una mail ogni 5 che noi inviamo viene aperta e un'email ogni 10 qualcuno clicca su uno dei link contenuti. Cosa più importante, che è una cosa che comunque torna sempre, sempre di più, che 4 marketer su 5 di aziende medie e grandi, anche piccole, dichiarano che piuttosto preferiscono abbandonare i social quando c'è un problema di budget piuttosto che abbandonare l'email marketing, e vedremo anche perché, anche dal punto di vista di impegno. Ma perché tutto questo? Questa è una slide che adesso ho aggiornato, questo è il report e consultancy che ogni tanto esce, questo è il 2019, per cui relativamente recente, in cui fanno un'intervista a responsabili di digital e responsabili di marketing in generale delle aziende, e gli chiedono qual è il ritorno e se il ritorno di investimento dei vari strumenti che utilizzano è di loro gradimento, e l'email marketing è stabilmente in testa al gradimento di tutti i marketer come ritorno di investimento, e questo è molto importante, teniamolo presente. Sì, va bene. Però email marketing è una parola grossa, grande, che include tante cose. A cosa serve? Prima di tutto tentiamo di capire che cos'è un'email. Che cos'è l'email? Allora, l'email è una serie di cose. L'email è un sistema di messaggistica, un identificativo digitale, ci consente di accedere a tutti i servizi. Senza email, per esempio, non potremmo accedere ai servizi di un social, oppure ad altri servizi di ogni tipo e di genere, oppure a comprare su Amazon o su un altro shop. È un servizio internet di base, ci aiuta nel lavoro quotidiano, tutti i giorni, è uno strumento di lavoro, è diventato, grazie a come si è trasformata l'email nel corso, pensiamo la prima è stata Gmail, ma oggi anche Outlook 365 e altri sistemi hanno caselle talmente grandi da diventare vero e proprio archivio storico del proprio della propria lavoro, ma anche del proprio tempo libero e del rapporto con gli amici.
Ma l'altra cosa che l'email è un touch point disintermediato. Cosa vuol dire? È un momento, un touch point, un momento in cui io posso andare a contattare qualcuno, un mio potenziale cliente, un ex cliente, un prospect o così via, senza dover passare da un ente terzo. È un po' come il numero di telefono, sostanzialmente, che sono infatti i due touch point, diciamo, digitali disintermediati. E si differisce completamente invece da quello che può essere, per esempio, invece un profilo Facebook oppure un contatto WhatsApp. Perché cosa succede? Mentre l'email ha una pletora di fornitori ed è uno standard, per cui una volta che ho un'email di una persona posso utilizzare un qualsiasi sistema che mi consente di inviare mail e lui la riceverà. Invece, per contattarlo su un profilo Facebook, LinkedIn, WhatsApp e così via, devo passare attraverso alla proprietà di qualcun altro, a uno strumento proprietario che fa da intermediatore e che quindi fa in modo di sostenere il proprio business e lo fa ogni tanto impedendomi magari di contattare direttamente l'utente, come per esempio è successo con le pagine e i fan delle pagine su Facebook. Questo è stato il grande discrimine in cui al momento la reach organica dei social era altissima e poi è crollata d'improvviso perché l'intermediario che aveva in mano i contatti ha deciso che d'ora in poi bisognava pagare per riuscire a contattare quelli che in realtà io avevo già fatto fatica per avere nel mio circolo. Va bene, ma l'email marketing che cos'è? L'email marketing, grosso modo, si divide in tre grandi famiglie. Uno è il direct email marketing, che una volta era un termine più globale che comprendeva tutto, ma io preferisco tenerlo separato, il newsletter marketing e l'automation inbound marketing. Allora, il direct email marketing è, diciamo, il volantino, la cosa più nettamente pubblicitaria e che normalmente si associa classicamente allo spam, ma non tutto il direct email marketing è spam, è, diciamo, l'email pubblicitaria diretta, un'offerta diretta verso l'utente. Il newsletter marketing, invece, è un invio di contenuti a un database ristretto che io coltivo di contenuti di valore per fare in modo di fare nurturing, per appunto coccolare il mio e far crescere il mio database e trasformare appunto quelli che normalmente erano semplici contatti in qualcosa che invece mi generi business. L'automation e l'inbound marketing è qualcosa di ancora più fine che si basa appunto su tutti i sistemi più moderni di personalizzazione e di azione diretta su cose che l'utente fa o non fa per avere un'esperienza ancora più diretta e avere un rapporto ancora più diretto con l'utente, sempre attraverso l'email. Per cui appunto direct mail marketing, offerte dirette, contenuto di basso valore, invio massivo, il nurturing del newsletter marketing con contenuti di alto valore, invio massivo, però già abbiamo una segmentazione, la possibilità di segmentare, di trovare appunto gruppi di interesse e così via, e invece l'automation, l'inbound marketing come nurturing, conversione, per cui si punta alla conversione, e contenuti di alto valore e invio personalizzato. Questa è una citazione di chi ha inventato il permission marketing come concetto stesso. Permission marketing è la via per trasformare degli sconosciuti in amici e degli amici in clienti. E questo è un passaggio fondamentale. L'email marketing è lead nurturing, cioè acquisire un consenso, cioè fare in modo che qualcuno mi dia il permesso di poterlo contattare, è come piantare un seme. Però la cura e l'attenzione per questo seme che io ho piantato, trasformano poi il seme in una pianta che dà frutto tramite l'email marketing, tramite contenuti di valore, andando a vedere le statistiche, quello che fa, quello che non fa, se c'è un ritorno, se non c'è un ritorno, attivando percorsi di automation quando è nel caso, fino a che appunto quello che è un semplice seme, cioè per cui un permesso, diventa un acquisto, un ritorno effettivo per l'azienda. Per cui abbiamo parlato di una cosa fondamentale, i contatti. I contatti sono il nucleo vero dell'email marketing. Dunque, origine, database building, igiene. Allora, il database building vuol dire, va bene, io inizio il mio lavoro e devo scrivere a qualcuno. Allora, sfatiamo un mito. L'email marketing non serve per trovare nuovi lead o nuovi clienti.
dopo lo ripeterò più volte, non si comprano liste, non si affittano liste, non si va a cercare degli indirizzi da qualche parte, per quanto la legge entro certi limiti magari te lo possa consentire, e poi è tutto da vedere. Piuttosto si parte facendo database building, per cui tentando di capire e di rispondere a domande piuttosto classiche. Chi è interessato a quello che ho da dire? Dove posso trovare i miei contatti? Come chiedo a loro il permesso? Ma perché voglio avere nella mia lista? Nel senso, qual è lo scopo finale? Rispondendo in fase di analisi a queste domande, possiamo andare a capire, per esempio, che per certi business, anche piccoli, è utile, per esempio, avere una cartolina all'interno del negozio dove poter lasciare i propri dati. Per altri business, per avere, per esempio, non so, gli sconti periodici. In altri business, invece, è più utile fare delle landing page dove si fa un'iscrizione a un webinar per avere questi contatti. E poi dobbiamo anche capire perché vogliamo avere questi contatti. Purtroppo mi è capitato nel corso degli anni di fare campagne di database building, questi qui raccoglievano le mail e poi dopo non sapevano cosa farsene. Ma adesso vediamo, vedremo, faremo. Una volta raccolti i contatti, la gente si dimentica tipo il giorno stesso che ti ha dato le mail, per cui è bene avere già idea del perché voglio avere nella mia lista e cosa intendo fare. Come dicevo, i contatti non li trovo o non li compro al mercato. Non vanno comprate le liste. Il consenso non si acquista e non si cede, si conquista. È una conquista vera e propria è anche un atto di fiducia da parte dell'utente. E poi GDPR, vedremo, ha anche chiarito queste cose facendo in modo di mischiare il meno possibile le acque. Per esempio, una cosa piuttosto tipica del database building è l'utilizzo di concorsi o di cose che appunto, oppure ti regalo questo libro e così via. In realtà il consenso, se io do il consenso per partecipare a un concorso, normalmente è un consenso unico, che è quello di partecipare al concorso. Non è il consenso che ti consente di farmi ricevere 2000 mail al giorno, come quello di ricevere un libro. E il GDPR lo chiarisce molto bene. Ogni consenso va separato e ha bisogno appunto di un consenso separato per uno scopo separato. Per cui nascondersi dietro concorsi e premi non è un'idea vincente, anche perché poi dopo l'utente che magari vuole ti manda le mail non perché è interessato a quello che tu hai da dire o i tuoi prodotti, ma perché vuole partecipare al concorso, non è poi in realtà interessante, è un numero e basta. L'altra cosa fondamentale da tenere presente è che acquisire il permesso e aprire una relazione senza intermediari. È una relazione, guardate bene, perché quando io mando una mail esco dal concetto di broadcasting, non sto semplicemente comunicando, per quanto sia massiva le mail, non sto facendo broadcasting, sto facendo un coltivo, una relazione. Vuol dire che posso, e anzi è auspicabile, che dall'altra parte, aspettarmi che dall'altra parte ci sia un'erezione, che non è semplicemente cliccare dove io dico di cliccare, ma magari, ed è ancora veramente auspicabile, rispondere alle mail chiedendo chiarimenti, facendo dei complimenti, facendo delle critiche. Per cui essere chiari, onesti in fase di acquisizione mi aiuta, come in tutti i rapporti umani, a avere un rapporto sano. E no, come dico qui, non è solo il GDPR che lo richiede, ovviamente, che proprio funziona meglio. Mi rendo conto che sto dicendo parecchie cose e tento di essere il più sintetico possibile, perché le slide sono tante e perché le cose da dire sui email marketing, per quanto sia, sono tante. Poi rimango sempre a disposizione sia nelle domande sia appunto in un secondo momento per delucidazione ulteriore, per cui perdonatemi se su alcuni temi tenderò a essere un po' veloce. Allora, abbiamo conquistato il nostro pubblico facendo una campagna tramite cartoline nel nostro negozio, facendo un po' di avvisi, un po' di advertising su Google che mi portano a landing page ben fatta per avere magari news o consigli di bellezza. Facciamo il caso classico di un negozio di una profumeria, un negozio di estetica che ha appunto un rapporto diretto col cliente, normalmente molto di fiducia in questi casi, per cui la possibilità magari di ricevere anche consigli o piccoli tutorial è ben vista, per cui faccio una newsletter perché voglio coccolare i miei clienti, le mie clienti, e sono riuscito a mettere in piedi un sistema per cui comincio ad avere qualche centinaio di contatti. E adesso cosa ci faccio? Allora, partiamo dalla cosa più semplice,
che in realtà è semplice non è, che è come si legge un'email e quello che io ho chiamato le 3C tattiche, cioè quando creo un'email a cosa devo pensare? Devo pensare che devo catturare l'attenzione, convincere il cliente e in terza battuta riuscire a convertire, e con conversione non si intende semplicemente la vendita di un prodotto, ma l'obiettivo, il raggiungimento dell'obiettivo che mi sono posto, forse anche solo appunto la visita di certe pagine del sito o il ritornare al negozio con le mie stampate. Allora, e ognuna di queste fasi corrispondono a una serie di parti dell'email e anche un placement all'interno degli strumenti che normalmente utilizzo. Nella parte di cattura avviene all'interno dell'inbox, quando io scorro le mie mail ovviamente, e in questa fase le cose importanti sono il mittente, l'oggetto e il pre-header. Il mittente è fondamentale. Il mittente dice chi siamo e sostanzialmente la riconoscibilità è sicuramente fondamentale, per cui il nome del negozio, se è un negozio con più centri, con più punti, magari anche il punto più vicino, le mail devono essere ben formate, che hanno un senso, non un no reply at, potrebbe essere un'email personale, nel caso io voglia poi fare interagire direttamente il mio responsabile di un settore con i clienti, ma è una cosa molto importante ed è una riconoscibilità che poi premia, ma nello stesso tempo se faccio le mosse sbagliate potrebbe poi ritorcermi contro. L'oggetto va da sé, l'oggetto deve essere molto 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 curato, sono pochi caratteri, molto spesso visibili soprattutto in mobile, però devo stare attento anche a non promettere troppo rispetto a quello che c'è dentro, per cui anche sugli A/B test per esempio ci sarebbe da dire molto. E il pre-header, che sono le piccole righe che soprattutto in mobile assumono un contesto molto importante perché mi danno un incipit di quello che ci potrebbe essere dentro le mail. E in quel momento lì ho catturato l'attenzione. Una volta che ho catturato l'attenzione vado poi leggo le mail, per cui ho l'apertura, che è fondamentale, eventuale download immagini se appunto il client di base non carica le immagini, in ambito B2B succede spesso perché Outlook ancora adesso non carica di base le immagini, e chiaramente le mail in contenuto in questo caso deve confermarmi l'interesse che io ho dato in cattura e convincermi effettivamente che quello che sto leggendo è rilevante per me. E a quel punto è rilevante. Qual è l'altro passaggio? Se è rilevante, magari c'è un click o c'è la possibilità di fare un'azione, io compio quell'azione. Quell'azione mi porta poi tutto in un altro ambito che fa parte, che è un ambito che può essere o dal vivo, o la landing, o il sito e così via, in cui c'è un percorso poi di conversione. E qui capite che l'imbuto non è un imbuto che riguarda solo il mail marketing, ma riguarda tutti gli strumenti digitali che potremmo avere in un percorso. Ci sarebbe anche qui da parlare molto. Vado un po' di fretta, poi dopo Cosmano mi dirà che ho fatto male. Vedremo. L'altra cosa fondamentale è invece il discorso delle 3 I strategiche. Perché è vero, quella è la singola mail, ma io cosa scrivo nelle mail? Soprattutto quando si tratta di newsletter marketing, ma anche quando si tratta di pianificare poi un'automation. Cosa devo scrivere? Secondo me è fondamentale avere l'idea di avere un mix tra informazione, intrattenimento e invito, per cui un'azione commerciale, diciamo, diretta. È un mix che è fondamentale e che consente di mantenere alto l'interesse anche da parte di chi magari ha già acquistato e che magari quindi nell'immediato non riacquisterà, però a medio periodo potrebbe fare un upselling o un cross-selling e andare a tornare a essere mio cliente. Per cui tenere ben presente di mischiare notizie, tutorial, eventi, incontri, per cui offline e online, l'intrattenimento, contenuti riservati, è importantissimo che chi ha accesso alla newsletter e dentro ha dato il consenso abbia la sensazione un pochettino perlomeno di essere un club speciale, per cui avere dei tutorial prima degli altri, avere un'anteprima di certi prodotti, poter dare dei feedback perché è sempre una relazione. E poi c'è l'invito vero e proprio, per cui le offerte ad hoc, perché posso poi riuscire ad andare a centellinare, andare a targetizzare perfettamente le mie offerte, fare cross-selling, upselling e così via. Abbiamo citato il funnel. Allora, io non sono assolutamente un fanatico del funnel, perché il funnel è un modello ultra semplicistico che non è assolutamente realistico.
Nel senso, l'idea che io ho un grande imbuto dove butto dentro della roba e mano a mano, se sono bravo, l'imbuto è molto largo, per cui riesco a convertire molto e il viaggio dell'utente è bello lineare, non è assolutamente vero. In realtà l'utente è esposto a tantissime sollecitazioni e può avere un interesse immediato, può considerare un acquisto, poi tornare indietro e dimenticarsene completamente, rifare il percorso, arrivare vicino alla conversione e poi stancarsi, per cui in realtà è un fattore di tempistica in cui l'email non può essere legata a un funnel con delle tempistiche precise, dice in un mese io converto. Non è possibile. L'email è uno strumento, appunto, fatto per essere uno strumento di lunga percorrenza, non è uno sprint, è una maratona in cui il tempo, il fiato, il fatto che ci siano degli alti, dei bassi, che debba riprendere l'attenzione dei miei contatti, che debba valutare, cambiare strategie, è un dato veramente fondamentale. Molto spesso succede appunto che in realtà i clienti arrivati magari verso la fine del funnel cominciano a tornare indietro come dei salmoni perché non trovano l'offerta data loro, cambia il momento, ricevono un altro messaggio, perdono di vista l'utente e qui quindi è importante per esempio la tempistica perché a un certo punto se io sono troppo insistente, ad esempio, come capita in altri ambiti di web marketing, come capita per esempio in ambito di advertising sui siti che mi seguono costantemente, se ho visto un prodotto me lo ripropongono con retargeting in continuazione, e quello a medio andare è controproducente perché, o magari se l'ho già comprato è controproducente perché chiaramente mi fa pensare che in realtà tu non mi vuoi bene e non ti interessi di quello che faccio io, semplicemente mi vuoi vendere un prodotto, per cui la mia considerazione comincia ad andare indietro fino a che non mi dimentico praticamente di chi mi stava contattando. Per questo, in realtà, il tempo è un elemento decisivo. La gestione del tempo, del ritmo, dell'invio delle mail, il controllo su quello che fa il pubblico, sulle mail che vengono aperte, che vengono lette, sulle azioni fatte sul sito e la creazione del contenuto che sia il più efficace, il mix ideale, è appunto il mix ideale che fa dell'email marketing uno strumento efficace quale veramente può essere. Oh, tutta questa roba non viene gratis. Vuol dire che bisogna metterci dell'impegno e investire del tempo. Formule magiche per cui con 4 invii, un'automation, 5 mail preparate in una settimana, io ho risolto i miei problemi di business, sono finte, non funzionano. Il modello che io uso spesso, che non è mio per la gestione del tempo, vedete questo Armano, è il modello Hygiene Hub Hero, che non è specificatamente per l'email marketing, ma è un modello in generale della gestione del tempo, in cui c'è dei messaggi che hanno un'azione ritmica, diciamo quotidiana, nel marketing difficilmente quotidiana, ma settimanale, bisettimanale, in cui io stimolo il mio cliente, il mio database e vedo quanto di questo database effettivamente è vivo e tolgo magari quelli che non reagiscono, tolgo quelli che non sono interessati e così via. Dopodiché ci sono gli hub, che sono i punti in cui c'è un incontro, in cui invito appunto a uno scambio, in cui chiedo del feedback magari su quello che io sto mandando, che possono essere nell'ambito qui è fatto mensilmente, ma potrebbe anche essere ogni 2 mesi, ogni 3 mesi. E dopodiché ci sono i grandi eventi, le grandi campagne che normalmente non coinvolgono solo email marketing, ma sono magari campagne, sono eventi dal vivo, che corrispondono a una campagna massiva, per esempio, sui social e così via. Per cui creazione del contenuto, gestione del tempo, controllo del pubblico. Questo mi consente appunto ai Gine Hub di fare contenuto e connessione, e invece appunto l'Hero è la campagna vera e propria. Allora, per cui abbiamo detto che in realtà timing più contenuto più segmentazione mi portano poi alla rilevanza, che è un concetto fondamentale. Io sto già andando lungo, adesso mi spiccio. La rilevanza è un concetto fondamentale cosa vuol dire rilevanza? Quanto l'email è importante, è rilevante per chi la sta ricevendo. La rilevanza è l'arma segreta per non aver paura di finire spam. Brevemente, cos'è lo spam? Lo spam è un'email non richiesta. Punto.
Per definizione, però la legge italiana, ma anche quella europea, è un'email non richiesta, quindi è un'email che non rispetta il consenso preventivamente fornito all'utente. Qualsiasi email che non sia stata richiesta dal cliente, dal contatto, è spam. Per i filtri anti-spam è ancora peggio, perché è un'email irrilevante, non importa neanche il consenso. Se l'email non viene aperta, viene messa in spam, viene cancellata ripetutamente, quello è spam. Un'email che non genera interesse in chi la riceve. I filtri anti-spam sono una quantità infinita e non c'è assolutamente tempo qui per poterli dire. Vi basta dire che appunto noi, quando viene inviato un'email, ci sono tre fasi: trasmissione, consegna e ricezione. La trasmissione è io che invio la mail al mio server di posta d'invio. La consegna è il server di invio, prende in carico la mail e la manda al server ricevente. Poi c'è la ricezione vera e propria, cioè il server ricevente, il destinatario, va a prendere il server ricevente, le mail, la legge. Ecco, i filtri anti-spam di vario tipo, varia natura, agiscono in tutti e tre i punti, come dei cancelli delle guardie. Ci sono dei compiti che sono delle mail service provider, cioè di chi invia, del servizio che vi fa inviare le mail, e sono compiti importanti, tecnicamente rilevanti, che oggigiorno non possono essere fatti autonomamente come si faceva una volta, perché richiedono delle configurazioni molto molto importanti, e le mail service provider deve garantire una corretta configurazione del server, la reputazione degli IP, che è importante, cioè gli IP di invio devono avere una reputazione alta, e un'analisi e gestione dei bounce, per cui delle mail che tornano indietro per un qualsiasi momento, e delle firme e delle autenticazioni. Qui vedete, qualsiasi sia l'ESP che usate, i servizi di Godetti, MailChimp, SendinBlue, Voxmail, MailPoet, qualsiasi cosa, TinyLetter, qualsiasi cosa. In compenso, chi invia ha dei compiti molto precisi, deve avere una corretta acquisizione degli indirizzi, quindi con il consenso, deve fare comunicazioni rilevanti rispetto al target, deve fare dell'analisi dell'igiene della lista, isolando chi non è utile, non è importante inviare mail a chi non le vuole ricevere, e poi avere dei contenuti di qualità e disiscrizione ben visibile. Allora, i famosi SPF di Kim, le firme, autenticazioni, quant'altro, dicono chi siete, ma non se siete bravi o cattivi. Vi fanno riconoscere. Arriviamo alle statistiche brevemente. Allora, le mail, per poter fare analisi in tutto quanto quello che abbiamo detto, per cui per poter definire chi mi legge, come mi legge, se ci sono dei problemi di invio e così via, ha delle statistiche. Ho diviso in buoni e cattivi. Le buone sono le aperture e i click, cioè chi apre, chi e come apre e chi e come clicca un qualche link presente all'interno. I cattivi, cioè le statistiche che mi danno dei segnali cattivi, sono gli errori di invio, feedback loop, vedremo brevemente cosa sono, e le disiscrizioni, che sono il meno cattivo dei tre. Allora, molto brevemente, come si tracciano le aperture? Tracciare l'apertura di un'email è un trucco che consiste nel ficcare un'immagine finta all'interno dell'email, che in realtà richiamo a un semplicissimo script, a uno script che mi fa conteggio di chi ha aperto le mail. Chiaramente è un trucco che ha dei limiti. Già anni fa, per esempio, la gran parte dei clienti di posta elettronica non scaricava di base le immagini, rendendo questo trucco di base un trucco che non funzionava. Poi la cosa è cambiata mano a mano. Nei fatti Outlook ancora si comporta in questa maniera, tutti gli altri clienti di posta no. Però è successo qualcosa nel frattempo. iOS 15, per esempio, ha messo insieme questa Mail Privacy Protection, che impedisce ai mittenti di utilizzare pixel invisibili per raccogliere informazioni sul tempo. Per cui, allo stato attuale, chi ha iOS 15 non viene rilevato se abbia letto o meno le mail. Per cui le aperture sono un dato che comincia a essere un po' evanescente da certi punti di vista. I click, la misurazione dei click avviene come avviene la misurazione dei click per gli ADV. C'è un server di mezzo, per cui il link che clicca il mio utente non è il link finale effettivo, ma rimbalza nel server dell'ESP, andando appunto a trattenere informazioni. Ogni email, ogni contenuto viene in questa maniera
registrato. Chiaramente sono i click sui link contenuti nelle mail, molto spesso rappresenta il successo delle mail. Addirittura, già tempo fa, avevo sentito una presentazione responsabile di una delle responsabili mail marketing di Amazon, in un evento Litmus, in cui dicevano: noi non contiamo l'apertura, vabbè, non le contiamo da un pezzo, addirittura non contiamo i click, contiamo solo le conversioni. Va da dire che lì chiaramente le mail di Amazon sono le mail dirette di marketing spinto, in cui la vendita, il funnel è molto preciso in realtà, per cui ci sta. In realtà il click è importante, ci dice molte cose e se usato opportunamente, dando per esempio delle scelte, mi consente anche per esempio di segmentare l'utente, facendo dei piccoli test, dei piccoli giochi, mi consente anche di andare a prendere quelle che sono le sue preferenze, per cui è molto molto importante. Poi chiaramente, come al solito, come progetto non deve essere le aspettative dell'utente non devono essere disattese, cioè deve essere sempre onesto, perché l'onestà sembra strano, ma paga. Ok. Allora, disiscrizione. Disiscrizione è un amico utilissimo, nel senso che è un amico la disiscrizione, perché mi dice delle cose che sono importanti. La percentuale di accettabile di disiscrizione è estremamente variabile, da quanto ho preso la lista, da come l'ho presa, da quanto tempo la sto portando avanti e così via. È importante capire che la disiscrizione è un fatto privato che succede tra chi ha iscritto e chi invia la mail. La disiscrizione è sacra, una volta che è fatta una volta va rispettata. È vero che un aumento sensibile delle disiscrizioni può essere un sintomo di una strategia errata. Se improvvisamente aumento le iscrizioni, magari ho cambiato argomento alla newsletter, magari sto usando un linguaggio che non è più tanto affine, per cui, o per semplicemente gli utenti hanno cambiato idea sui nostri prodotti. Viene subito dopo il discorso del feedback loop, perché la iscrizione è importante. Se un utente non si disiscrive, non trova un modo semplice di disiscriversi e la roba non gli interessa più, quello che farà in un'epoca in cui molti utilizzano comunque dei sistemi su webmail, o su app che sostanzialmente sono web mail, è mettere in spam le mail. Mettere in spam le mail vuol dire che non è più un fatto privato, vuol dire che chi è il fornitore di email, per cui Gmail, Outlook e così via, sa che quelle mail sono messe in spam. E questo genera un sistema che potrebbe farlo finire in spam in maniera molto rapida e con molto dolore. C'è un modo di avere appunto dei feedback loop, e queste sono cose professionali, da parte di email service provider hanno questo contatto con alcuni provider che gli forniscono delle segnalazioni quando un'email è messa in spam, ed è un dato molto utile. L'analisi del bounce mi dice, per esempio, casella piena, errore generico, messaggio rifiutato, errore temporaneo di connessione, casella inesistente. Alcuni sono temporanei, come la casella piena o l'errore temporaneo di connessione. La casella piena è autoesplicativo, è una cosa che accade sempre molto meno spesso ed è una cosa che se succede vuol dire che qualcuno non sta più controllando quelle mail, sarebbe meglio forse metterla da parte. La casella inesistente, l'errore generico invece molto spesso sono sintomi di liste raccolte male o molto vecchie e quelle mail andrebbero cancellate. L'errore temporale di connessione invece potrebbe essere un sintomo di un filtro generico in azione che centellina le mail che voi state inviando, per cui siete sotto analisi sostanzialmente. Allora, sto arrivando verso la fine, che sono quasi in tempo, per cui non verrò menato troppo. Allora, molto velocemente, GDPR ed email marketing, i cenni per capire che non c'è nulla di vero e proprio. Allora, faccio una premessa. Il GDPR non è una legge sull'email marketing e non è neanche una legge tout court sul marketing, tutt'altro. È un backbone, per cui una qualcosa che dovrebbe fare come direttiva di sottofondo a quelle che saranno poi le emanazioni relativamente alla privacy, al marketing in generale, che sono ancora su via di discussione e così via. E questa legislazione prende molto spunto dall'esperienza italiana, che l'esperienza italiana della nostra legislazione in realtà è una delle più avanzate in ambito europeo e quindi mondiale, perché in ambito europeo sembra strano, in questo caso è molto avanzato.
Allora, cosa dice la cosa fondamentale il GDPR? Articolo 4.11. Consenso dell'interessato, definizione. Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva e inequivocabile che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Chiaro, no? Il consenso deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile. Libero, specifico, informato. Informato vuol dire che devo dare informativa. Libero vuol dire che per ottenere una cosa non posso estorcere un consenso per ottenere un qualcosa che in realtà non c'entra niente. Specifico vuol dire che il consenso non è generale, ma riguarda una cosa, l'iscrizione alla newsletter, l'iscrizione al sistema di automation, possono essere due cose separate, o qualsiasi altra cosa. Inequivocabile vuol dire che deve essere un'azione diretta. Non è che posso, lo scroll non è un'azione inequivocabile, qui siamo tornati invece sul cookie. Articolo 7. Consenso, delle condizioni per il consenso. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Questo vuol dire che dovete tenere un registro dei consensi, che siano essi cartacei o via email, via web, deve essere possibile avere perlomeno l'IP, l'ora, il tracciato del server. Ad ultimo, le informazioni da fornire. Questo riguarda le statistiche. L'esistenza di un processo decisionale automatizzato, oppure l'automation, compresa la profilazione, per cui anche statistiche mi consentono di mettere un utente da parte o dall'altra, l'utente deve essere avvisato di queste informazioni significative della logica utilizzata. Il che vuol dire che se usate dei sistemi di automation dovete spiegare all'utente come vengono utilizzati. E peraltro, se questi sistemi di automation appunto tengono traccia di cose puntuali dell'utente, accessibili, preferenze puntuali, in realtà sono in un territorio oscuro in cui il GDPR potrebbe dirvi: no, guardate, è meglio di no. Va bene, sono arrivato alla fine giusto in tempo, forse un po' oltre. Sei stato puntualissimo, grazie Alessandro per il tuo intervento. Tra l'altro hai chiuso con la parte GDPR, quindi hai introdotto tutto il tema legale sul tema sulla parte digitale. Sì, io non sono un avvocato. Per cui no, tra l'altro sarà il prossimo appuntamento, esattamente Digital Legal, e sarà il 6 ottobre. Con Federica De Stefani, quindi involontariamente l'ho introdotto. Volevo farti i complimenti, ora passiamo alle domande, però volevo farti due brevi considerazioni su quanto hai detto, perché hai detto due cose in controtendenza che io condivido tantissimo. Quanto dicevi sul tema del funnel, perché spesso, cioè ormai non se ne può più di questa semplificazione estrema, d'accordo, portarla in alcuni casi, no? Come schema di lavoro, soprattutto per chi sta iniziando, quindi per chi ci sta seguendo, quindi ci può stare, però effettivamente è eccessivamente semplicistico, no? Ridurre tutto. Perché poi si creano delle disillusioni, perché poi dopo, quando uno si accorge che non funziona così, che non è facile tracciare, che la gente va e viene, che dopo uno poi dice: vabbè, ma non funziona niente. In realtà è che è più complicato di così. Cioè, le semplificazioni sono utili, però quando diventano ricette magiche, secondo me comincia a non essere più utile. E questo, e poi l'altra parte sulla disiscrizione, che è carissima amica di chi fa email marketing, ma in generale di chi si occupa di strategia, perché spesso viene visto come un dato, viene interpretato chissà in che modo, invece ci dà un feedback molto ma molto importante, quindi volevo... Ma io vedo ancora adesso delle mail arrivarmi, delle mail anche di strutture grosse, importanti, in cui la disiscrizione è invisibile o è sotto carattere piccolo. Ma perché? Per quale motivo? Cioè, se un utente non vuole sentire da voi, è importante che voi lo sappiate innanzitutto e che lui non si infastidisca, perché quando si infastidisce poi veramente ci sono delle ritorsioni anche inconsapevoli, perché basta veramente con alcuni filtri come Cloudmark, basta un paio di segnalazioni, tre segnalazioni di abuso, che vuol dire mettere la mail in spam, per poi non riuscire più a inviare mail, e diventa abbastanza odioso. Assolutamente. Ora direi quindi di passare alle domande. Michela, ci sono domande? Sì, da chi ciao ci sta Alessandro. Seguendo da casa? Ciao Michela. Sì, ci sono un paio di domande. Allora, ci chiedono, meglio newsletter marketing oppure l'automation? Il meglio non esiste, esistono le strategie.
Ovviamente. Allora, io sono un grande fan del newsletter marketing perché ritengo che soprattutto nelle medie e nelle piccole aziende, ma a volte anche nelle grandi, ci sia molto spesso la necessità di raccontarsi e di fare in modo di far vedere alla propria clientela che si è vivi, che si sta facendo qualcosa, o anche ai propri partner, collaboratori, distributori. E invece l'automation dall'altro canto richiede uno sforzo enorme iniziale di analisi, perché l'automation vuol dire immaginare dei scenari, proiettarsi nel futuro e fare un grosso sforzo di analisi che non tutti sono in grado di fare e che non tutte le aziende sono interessate a fare. Per cui sono due cose, due mondi diversi che in alcuni casi possono coesistere, in altri casi si autoescludono vicendevolmente, e ritengo che in generale eviterei di iniziare dall'automation se uno deve iniziare, eviterei, perché può succedere di sentirsi un po' sommersi da questa cosa. Grazie Ale. C'è qualche altra domanda? Sì. Come faccio a capire se ho problemi con i filtri anti-spam? Allora, come faccio a capire se ho problemi con i filtri anti-spam? Non è una cosa... Allora, capitava quando lavoravo da un SP che i clienti ti chiamassero e dicessero: ho un problema di spam, che non è vero, non metti problemi di spam, a meno casi estremi in cui effettivamente c'è un problema su delle liste o comunque è stata fatta un'azione veramente enorme, gravissima. I problemi normalmente si hanno su determinati invii verso determinati provider, perché i filtri anti-spam non sono gli stessi usati dappertutto. Quindi per cui una cosa che io terrei sempre bene a mente, per esempio, è le percentuali di aperture e di click divise per provider di email, cioè per, non so, quante mail sono state lette su Gmail, quante mail sono state lette su Aruba, quante mail sono state lette su Outlook e così via. In questa maniera, se i dati differiscono tra di loro troppo, e c'è un dato particolarmente basso di apertura rispetto agli altri, posso andare a individuare specificatamente che ho un problema di invio, per esempio, verso i server di Libero, o verso i server di Auto, o quelli di Aruba, insomma. Grazie. Michela, c'è qualche altra domanda? Sì, c'è un'altra domanda molto interessante. Ti chiedono: qual è la dimensione minima della lista per cominciare a fare email marketing? Allora, io ritengo che, per quanto possa sembrare assurdo, non esista una dimensione minima della lista. Al di là che qualsiasi azienda, piccola, media, ma anche associazione, se va a lavorare un minimo su per qualche tempo su un database building, qualche decina di contatti effettivi trova, un centinaio, quello che è. Bastano veramente pochi contatti, perché l'email marketing appunto è uno strumento di medio respiro che genera contenuto, che genera valore nel momento in cui genera contenuto, anche perché ci consente di ragionare periodicamente sulle cose che facciamo e di avere dei feedback. Non esiste una dimensione minima. Secondo me è veramente vale la pena sempre partire anche dal piccolo, anche perché dal piccolo riesco ad avere magari dei contatti diretti, avere dei feedback, avere qualcosa di su cui poi andare a lavorare quando invece magari la lista aumenta e decido di fare delle operazioni di database building magari costose, perché il database building costa molto, e andare poi a lavorare seriamente. Se parto subito in grande rischio di avere dei problemi. Faccio una grande campagna di database building e parto subito dal di lì, rischio veramente di creare dei problemi e dire no, non funziona. Grazie Alessandro, grazie davvero per questo tuo intervento formativo. Volevo mandarti via con la vignetta che la nostra sì. Fabiana ha fatto per te. Oh, eccola. Sono molto contento. La vedi? Fantastica! Bellissima, la voglio. Postino 2.0. Perfetto. Mancano solo le cuffie da DJ. Mancano solo le cuffie da DJ, è vero, il microfono. Grazie mille, Ale. Grazie a te, Cosmano, grazie mille, grazie a tutti. È sempre un piacere collaborare con voi. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao. Bene, allora, dopo questo speech formativo da parte di Alessandro, abbiamo un caso studio sempre sul tema e dovremmo avere in collegamento Alberto Visani, di Cinema in Centro. Ciao Alberto. Ciao Cosmano, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te. Da dove sei collegato? Sono da Faenza. Da Faenza, quindi siamo vicini. Abbastanza vicini, sì. Noi siamo in studio qui a Forlì. Allora,
Per chi ci sta seguendo da casa, no? Ci sono imprenditori che si stanno avviando alla parte digital, c'è chi già sta compiendo i primi passi o chi insomma opera da tempo. Il vostro è un caso molto interessante, visto che siete attivi da fine anni 80, dopodiché c'è stato tutta la rivoluzione apportata dalle grandi case cinematografiche. Vuoi prima fare un po' una panoramica di quella che è la vostra storia, di come vi siete approcciati alla parte digital e poi andiamo ad affrontare un po' la vostra esperienza sull'email marketing? Allora, sì, giustamente come dicevi tu, la società che gestisce Cinema in Centro, che è Italsar, da fine anni 80 gestisce un paio di sale in centro a Faenza. Poi verso la fine degli anni 90, soprattutto per adeguarsi a un mercato che stava cambiando notevolmente con l'avvento delle multisale, dei multiplex, si è diciamo deciso di vivere o morire, quindi affrontare Golia con una strategia che si differenziasse chiaramente da quella che è la proposta delle multisale, aderendo a dei circuiti che sono la FICE e Europa Cinemas, che propongono cinema d'essè di qualità chiaramente diverso da quella che è la proposta appunto normalmente delle multisale. In tutto questo ci si è approcciati appunto al digital attraverso chiaramente un sito, se ricordo bene il primo sito Cinema in Centro deve essere del 2000-2001, e contemporaneamente con un sistema di newsletter e di mail marketing collegato a una tessera, cosiddetta tessera web, che tuttora vive e che portava dei vantaggi al possessore, tra i quali anche l'ingresso scontato al cinema. Questa cosa è divertente pensare come in 20 anni si sia passati da un invio tramite client, con le limitazioni del caso per i meno giovani come me. Insomma, si ricorderà che c'erano limitazioni proprio in invio, massimo 50 alla volta, cose del genere, quindi era anche macchinoso inviare newsletter. Poi nel tempo ovviamente ci si è adeguati a sistemi, con sistemi più adeguati appunto al tipo di invio, anche perché stiamo parlando di parecchie migliaia di newsletter ad oggi inviate. Italsar Cinema in Centro è presente a Faenza con due sale, in centro a Ravenna e in centro a Imola, e la filosofia di fondo è appunto quella di far vivere le piccole sale dei centri storici allo stesso tempo, quindi mantenere viva quella che è la vita nei centri storici, che purtroppo negli ultimi decenni è andata un po' perdendosi con l'avvento di grandi strutture, non solo dei multiplex, ma anche ovviamente dei centri commerciali, di tutto ciò che è fuori dal tessuto urbano delle città tradizionalmente, per come viene tradizionalmente considerato. Volevo chiederti, è stato questo approccio, no, all'email marketing, ma in generale è stato un passaggio dalla parte offline a una comunicazione digitale. Sull'email marketing, precedentemente c'era un rapporto con gli utenti, quindi con i clienti, di invio a casa di volantini piuttosto che contenuti informativi, e quindi è stata approcciata poi la strategia di email marketing in sostituzione, oppure c'è stata una pianificazione di altro tipo? No, in realtà il digital ha affiancato il cartaceo, vi erano la comunicazione, quindi la programmazione settimanale delle sale piuttosto che le varie rassegne che man mano poi vengono create, anche rassegne tematiche, anche di cartoni animati per bambini, piuttosto che rassegne appunto di certi film di vecchia data, ma sempre i cosiddetti cult movie, così è chiamata una delle rassegne. La comunicazione cartacea veniva distribuita nei negozi della città, nei bar, un pochino anche questo nel tessuto commerciale. Non vi era un invio a casa, e affiancata a questo vi era chiaramente l'invio delle newsletter per tutti coloro che avevano fatto richiesta di iscrizione al servizio, e affiancati da un sito che comunque è puntualmente aggiornato con tutte le uscite dei film nelle sale, con ampie recensioni, le sinossi, le clip video, foto, eccetera. Quindi diciamo che si è posta molta attenzione al lato digital nel fornire un'informazione molto ricca, non secca, non la pura informazione c'è questo film, vieni a vederlo, ma
ti raccontiamo cosa c'è il film, com'è il film, cosa c'è dietro le quinte, insomma, tutte le informazioni chiaramente disponibili online, perché sono informazioni che venivano e vengono tuttora recuperate online, vengono fornite sul sito per dare appunto creare una cultura del cinema, non solo un prodotto da vendere, ma anche per creare una comunità. Ecco, questo è molto interessante, no? Penso appunto il fatto di creare una cultura del cinema. Per chi ci sta seguendo, al di là della parte prettamente promozionale di acquisto, è opportuno nel momento in cui si impianta la propria strategia di email marketing avere degli obiettivi molto chiari di quello che si vuole dire. Volevo chiederti come viene segmentato il pubblico e anche la frequenza con cui vengono inviate le varie comunicazioni. Ma guarda, la segmentazione del pubblico di fatto avviene da sé, non vi è stata e non vi è una segmentazione reale, perché proprio la tipologia di proposta di Cinema in Centro si rivolge a un target ben specifico, diciamo fatto da diversamente giovani, se mi permetti la battuta, come sottoscritto magari, quindi non i ventenni, che poi per carità se vengono tanto meglio, anzi è bello diffondere la cultura del cinema anche fra i giovanissimi, ma chiaramente ci si rivolge a un pubblico leggermente più grande, sicuramente interessato a un modo di vivere il cinema diverso. Ancora pre-Covid parlo, perché il Covid ovviamente ha rivoluzionato un po' tutto, ma un cinema, una visione che aveva ancora l'intervallo fra il primo e il secondo tempo, cosa che nei multiplex, se non sbaglio, raramente succede. Quindi un vivere slow, e questo il cinema. E questo ovviamente porta già a una targetizzazione automatica, se vogliamo. In più, se consideri che le quattro sale, ma anche le rassegne poi che vengono create, che sono rassegne estive, anche in collina o in piccoli borghi del territorio, avviene tutto nel raggio di 30, massimo 40 chilometri, quindi nessuno esclude che un ravennate possa andare a vedere un film a Imola o da Imola a venire a Faenza, chiaramente, perché poi la proposta non è nei fine settimana, nelle giornate di proiezione non è la stessa, quindi a Imola c'è un film differente rispetto a Faenza, rispetto a Ravenna, a volte si sovrappongono, ma tante volte sono diversi, quindi non vi è né una segmentazione territoriale e, come dicevo, da un punto di vista magari anagrafico o di sesso, c'è già, si è creata da sola negli anni questa segmentazione. Grazie Alberto. Nell'appuntamento formativo precedente abbiamo avuto Valentina Vellucci che ci ha parlato un po' dei social per le varie attività, e abbiamo anche affrontato il tema nei vari appuntamenti di questa School of Digital di come integrare all'interno di un piano strategico tutta la comunicazione. Volevo chiederti, questa parte di mail marketing come viene affiancata dalle altre leve del digitale? Cioè, si opera solamente via email o c'è un piano un po' più articolato e strutturato per Cinema in Centro? No, sicuramente Cinema in Centro lavora anche e molto con i social, chiaramente è una comunicazione che cerca di essere quanto più completa possibile, ovviamente, ma questo credo sia la cosa interessante, con i limiti, tra virgolette, dati da budget che non sono infiniti. Questa è la cosa, secondo me, molto interessante. C'è molta passione, c'è molta voglia di creare, di inventare, di seguire, affiancate da budget normali. Quindi qualsiasi azienda, una piccola impresa, una media impresa, se mette passione, se mette il cuore, può arrivare a risultati anche se non ha budget come grandi imprese. Quindi sicuramente c'è anche la parte social, Facebook, Instagram di Cinema in Centro, ed è che va a completare quella che è tutta la parte di comunicazione informativa. Ci tengo a ribadire poi che non si sta vendendo solo un prodotto, ma appunto si sta vendendo informazione, si sta proponendo informazione cinematografica. Credo che questo sia molto apprezzato dai clienti, dagli utenti di Cinema in Centro, perché anche nella comunicazione social si racconta il cinema, non si vuole vendere solamente un biglietto, che poi è ovvio, non siamo in giro per fare beneficenza, o comunque devono sostenersi queste attività, e quindi è ovvio che c'è anche la parte di vendita biglietti, ma non è
sfacciata, ecco, cioè c'è la parte comunicativa che è molto importante ed è l'amore della proprietà che ha verso il cinema che porta a questa comunicazione così molto, molto ricca. Grazie, grazie mille Alberto, complimenti per il lavoro che state facendo e ci vediamo prestissimo. A presto, grazie Cosmano, grazie a tutti voi, ciao. Bene, allora, stiamo andando ora a conoscere quella che è la nostra influencer che ospitiamo oggi, è una donna, è una graphic designer, ha anche un e-commerce che porta un po' il nome di quello che è il suo brand, è nota online come Miss Crimi Crimi, e abbiamo in collegamento Daniela Cremona. Buon pomeriggio Daniela. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera a te, come stai? Bene, tutto a posto. Da dove sei collegata? Dalla Spezia, io vivo qui e ho lo studio qui. Bene, è un piacere averti qui con noi. Abbiamo parlato oggi, come avrai ascoltato, no? dell'email marketing, c'è stato un intervento formativo, un caso di studio. Prima di arrivare al modo con cui tu ti approcci all'email marketing, ci racconti un po' cosa fai e chi sei, anche se gran parte di quelli che ci stanno ascoltando ti conoscono, però ascoltarlo da te ci fa piacere. Sì, è il classico momento, ma chi è questa? Quello che chiama il commento su Facebook, ma chi è questa? Allora, ciao a tutti, sono Daniela Cremona e sono online come influencer sotto il nome di Miss Crimi Crimi da 12 anni. Sono partita come YouTuber e mi occupavo di make-up. Poi man mano mi sono laureata in design, i miei interessi sono cambiati, adesso mi occupo per lo più di grafica, in realtà sono specializzata in un ambito altamente di nicchia che è il lettering, ossia l'illustrazione di caratteri tipografici, fare le scrittine, insomma. Sono la prima ad averne parlato in Italia, infatti trovate tra i miei video più visti il come fare belle scritte a mano libera. Quindi mi occupo sia di calligrafia che di lettering e ho aperto nel 2019, a novembre del 2019, in perfetto orario per la pandemia, un brand di cartoleria che però, nonostante la pandemia, sta andando sorprendentemente ok. non ci ha ammazzati. E siamo partiti con logistica, diciamo, in un piccolo fondo, un piccolo garage senza bagno e adesso, dopo aver avuto invece un allargamento della sede e dopo essere riusciti a dare la logistica a terzi, ci stiamo appunto dedicando più seriamente al marketing, tra cui anche l'email marketing. Complimenti per il lavoro che fai. Per arrivare alla parte di email marketing, no? Hai quindi un e-commerce, abbiamo parlato anche dell'email marketing in ottica di fidelizzazione della community, di creare un rapporto con gli utenti. Ci dici quello che è il tuo punto di vista, come viene utilizzata all'interno della tua realtà l'email marketing? Allora, intanto mi sono resa conto di non aver detto come si chiama il mio brand, è Crimi Shop, scritto Creame Shop, e usiamo l'email marketing come ulteriore strumento di fidelizzazione, perché ovviamente io, essendo nato sui social, la maggior parte della mia community è sui social, si divide tra YouTube e su Instagram. Quindi, dovendo chiedere un ulteriore, diciamo, passaggio all'utente che già mi ha seguito su YouTube e poi è migrato su Instagram, devo dargli un plus valore. Cioè, io cerco sempre di rendere, come appunto diceva il primo intervento dal quale ho imparato moltissimo, cerco di rendere l'email non solo rilevante, ma anche interessante, conveniente e fidelizzante, nel senso che il codice sconto per la newsletter è abbastanza standard. Diciamo che l'estetista cinica ci ha insegnato molto bene come veicolare i codici sconto tramite newsletter. La cosa che io faccio è cerco di dare ulteriori motivi per seguirci, ossia è un posto dove vedi contenuti che non vedi su YouTube o su Instagram. Ad esempio ci mettiamo dei behind the scenes particolari, cioè quindi dei dietro le quinte che magari non vedrebbero, quindi il processo produttivo. Magari io faccio
esercizi e quaderni, metto gli schizzi preliminari per far vedere da dove è nato, che cosa è diventato. Facciamo un largo uso di GIF perché in realtà sono molto leggere e danno quell'effetto, senza eccedere, danno quell'effetto wow che permette anche di avere appunto un piccolo elemento video dentro la newsletter. Cerchiamo di dare sempre un printable, cioè un qualcosa che la persona si possa scaricare e che possa avere come suo, come sfondo del cellulare, oppure da stampare, da mettere in casa. Sempre una pagina che comunque per scaricare devi andare sul nostro sito e possibilmente trovi una call to action ad andare ad una collezione anche lì. In questo caso noi cerchiamo appunto di fare una newsletter che sia appunto un altro, come se fosse un altro modo per conoscerci meglio, visto che è un brand che si configura come un love brand, cioè quindi come un brand d'affezione, cerchiamo di restituire alla nostra community quello che ci dà e quindi di renderci ancora più vicini, cioè la newsletter è l'ultimo step che ci rende ancora più vicini rispetto a quello che vedete sui social, sul mio personale oppure sul social dell'azienda. Cioè, mi pare di capire che sia uno strumento che utilizzate per instaurare un rapporto di cooperazione e di collaborazione con gli utenti, nel senso è quasi impossibile che arrivino da parte vostra newsletter aggressive, newsletter eccessivamente commerciali, correggimi se sbaglio. Esatto, in realtà noi facciamo un uso molto moderato della newsletter, noi siamo per i pochi ma buoni, quindi noi le mandiamo solo in momenti specifici, quindi la nostra community si iscrive anche perché sa che non sarà un bombardamento continuo. Cioè, per noi il sweet spot è questo, è mandarne poche ma cariche di contenuti. E quindi in genere quando lanciamo la nuova collezione, ma anche quando facciamo una scontistica particolare targetizzata proprio per un evento, tipo abbiamo fatto il Back to School e abbiamo fatto una newsletter sul Back to School con aneddoti legati al nostro periodo scolastico e quindi è proprio un modo per conoscerci ancora di più. Ad esempio quello che citavo prima, l'estetista cinica, è come se ci scrivesse una lettera aperta ogni volta che ci fa una newsletter. Noi diciamo che siamo un pochino più incentrate sul prodotto rispetto ad uno storytelling appunto super personale, ma noi abbiamo anche un posizionamento molto diverso. Un altro esempio simile che mi viene in mente è Quora che ti manda la newsletter delle domande più interessanti e devo dire che è una cosa che ci fa sempre molto molto ridere e sono quelle, noi vogliamo essere quel tipo di newsletter e cerchiamo sempre di avere una comunicazione chiara, cioè non può solo essere la collezione, deve esserci un discorso intavolato. Noi vi stiamo dicendo Back to School, abbiamo una promozione per il Back to School, ti mettiamo la CTA, la call to action, però ti diamo anche qualcos'altro da leggere, cioè tu vuoi rimanere su quella newsletter, magari se non hai cliccato all'inizio sulla call to action, te la ripetiamo in fondo dopo che ti abbiamo raccontato l'aneddoto, abbiamo messo appunto una mia foto al liceo su cui tu puoi ridere, oppure come usare qualcuno che ci ha fatto un bel disegno su un nostro quaderno, ha utilizzato i nostri esercizi in modo particolare, lo includiamo nella newsletter in modo tale da poterti anche ispirare ed essere appunto anche un contenuto ispirazionale. Bene, a proposito dei disegni, c'è la nostra Fabiana che sta facendo la vignetta che regaleremo a te alla fine, ma c'è Michela qui dal Social Corner che ha una domanda per te. Ciao Daniele, innanzitutto complimenti per il tuo progetto, ho visto il tuo profilo Instagram e me ne sono innamorata immediatamente. È rosa. Esatto. Però quello che ti voglio chiedere è se hai dei consigli pratici per creare contenuti appunto per una newsletter, visto appunto il tema di oggi. Sì, allora, cerchiamo sempre di dare un valore aggiunto. Come dicevo io, può essere un printable, può essere qualcosa da scaricare, può essere, come diceva anche l'intervento precedente, un codice sconto, ma può essere appunto anche un modo per veicolare i valori della vostra azienda. Quindi siete particolarmente attenti all'ambiente nei vostri packaging, la newsletter è il modo migliore per fare in modo che quelle 10.000 persone iscritte alla newsletter lo sappiano, perché comunque avere 10.000 iscritti alla newsletter, leggevo un articolo oltretutto in questi giorni, è molto
più forte che avere 10.000 iscritti ad una pagina di Instagram, perché è molto più facile aggirare i filtri anti-spam che aggirare l'algoritmo che ti propone ad un 10-5% quando va bene del tuo seguito. L'altra cosa è ottimizzare la grafica, quindi fare sempre molto attenzione alle grafiche che utilizzate. Io consiglio sempre di farle più possibile all'interno appunto del client che usate, quindi MailChimp, eccetera. Però se dovete fare delle grafiche personalizzate, dei banner, cercate sempre di non superare un tot di K, non parliamo di mega, parliamo di kbyte, perché ovviamente la mail che non si apre, che è pesante, non viene aperta. E un trucchetto che io uso da grafica è non ridimensionare mai tramite Illustrator, ma è molto più comprime molto di più il ridimensionamento tramite Photoshop di un'immagine. Io sono grafica, ma questa cosa ancora non l'ho capita molto bene. Poi cercate di rendere appunto la newsletter una cosa custom, cioè quindi non una roba che si ripete di volta in volta. Ha degli elementi riconoscibili, quindi magari l'header rimane, quello che cerco di fare io è avere un header riconoscibile, però cambiare molto il contenuto, i colori, le grafiche che ci sono all'interno. Un altro ottimo esempio per questo fine a cui mi ispiro è un brand che si chiama Lucy and Yak, che è un brand di abbigliamento giovane, sostenibile, eccetera, che siccome è talmente colorato, fa un così buon uso delle GIF, appunto perché per far vedere un prodotto una GIF viene spesso sottovalutata, ma il fatto di inserire invece che un'immagine statica una GIF composta da 3 fotogrammi che magari semplicemente ti fanno vedere il prodotto che gira, è un grande incentivo per la persona che vede la newsletter. Cioè la tua newsletter deve essere oggettivamente la figata che tu non vedi l'ora che ti arrivi, perché non solo mi conosci meglio, ma è anche una cosa che mi ispira, cioè essendo un brand che comunque punta ad ispirare le persone e a farne sviluppare la creatività, cerchiamo di tenere lo stesso tono di voce anche per la newsletter, ma così come se fosse un brand molto slick, molto molto sofisticato, la newsletter deve avere lo stesso tono e deve essere curata negli stessi dettagli come il sito, deve essere un prolungamento del sito e deve essere curata nello stesso modo. Questi sono i miei consigli, cioè poi alla fine sono molto facili. Bene, tutti molto, molto interessanti. Volevo chiederti però, se volessimo coinvolgere la nostra community, i nostri clienti, cosa ti senti di suggerire all'interno di una strategia di mail marketing? C'è un qualcosa in particolare? Allora, io mi trovo molto bene nel ripetere le call to action. Quindi ci sarà la call to action a andare alla collezione, ad utilizzare lo sconto, ma ci sarà anche la call to action a seguirci sui social, perché spesso appunto pensiamo che il pubblico sia solo quello che abbiamo sui social. In realtà parte ancora non ci segue o non ci segue da tutte le parti, ci segue magari sulla mia pagina personale di Miss Creamy Creamy, ma non segue la pagina di Creamy Shop. Quindi cerco di creare un circolo virtuoso in cui io incito a iscriversi alla newsletter, nella newsletter incito a seguirmi sui social, eccetera, eccetera. Riposto soprattutto sui social chi mi fa lo screenshot della newsletter o dello sfondo. Io per esempio do sfondi per cellulari quando faccio una newsletter, e quindi quando una persona mi screenshotta lo sfondo del cellulare con appunto la mia grafica, la riposto e scrivo: la trovate solo in newsletter, iscrivetevi per avere accesso a questi, chiamiamoli privilegi, però a questi goodies. Altre iniziative potrebbero essere dei ganci appunto social, sempre io appunto parlo della mia esperienza essendo un brand nato sui social. Cerco sempre di parlare nei giorni precedenti di una tematica, ad esempio facciamo la differenza tra calligrafia e lettering, che sono sicura che avrà confuso qualcuno in questa live. Io ne parlo nei giorni precedenti, magari faccio un sondaggio su Instagram, la sapete la differenza. Questo magari qualche giorno dopo provo a mettere un altro sondaggio: questo secondo voi è calligrafia o lettering? E poi il giorno dopo magari metto il link alla newsletter dicendo: guardate, sto per mandare una newsletter in cui spiego anche questa cosa, oltre a darvi le solite cose che vi do in una newsletter, quindi dietro le quinte,
qualche racconto divertente e appunto i printable. Bene, tutti consigli super interessanti, ti faccio ancora i complimenti per tutta l'attività. Grazie. Che porti avanti da anni, anche per questo modo di utilizzare l'email marketing, che è un po' in linea con quello che ci ha raccontato sia Alessandro, anche il caso di studio, quindi questo rapporto forte con le persone, con gli utenti, che va totalmente al di là della parte prettamente commerciale. Arrivati a questo punto, è il momento di far vedere la vignetta che Fabiana ha fatto per te. Ah, oddio, com'è carina! La dovete mandare assolutamente! Sì, te la spediremo, oltre naturalmente a mandarti il file in digitale. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti davvero, quanti. Grazie ancora. Per avermi ascoltata. Grazie a te. Bene, siamo arrivati alla fine di questo sesto appuntamento. Abbiamo parlato di mail marketing. Come ricordava Michela dal Social Corner a inizio puntata, potete rivedere tutti gli appuntamenti formativi andando sulla pagina Facebook di GoDaddy. Quindi ci sono gli altri 5 più questo, che sarà subito disponibile. Vi diamo appuntamento al 6 ottobre, parleremo di legale e digitale insieme a Federica De Stefani. Buon pomeriggio a tutti, da GoDaddy. Alla prossima.